Un saluto a tutti i ragazzi di La Spezia. La Spezia? Ma siamo a Genova. Vabbè, li saluto lo stesso. Insomma, ne ho tanti amici giù a Spezia. Spero che mi ascoltino. Allora, vorrei innanzitutto parlare di un grande infame che è il titolare del pentagramma. Anni fa, sembrando l'ennesimo amico, mi ha venduto delle teste mobili della Proel, nome molto ambiguo, facendomi un finanziamento. Ma la cosa strana, intanto l'hanno fatto con la Compass, me l'aveva fatto qui con la Compass, con questa azienda qua che fa parte di Mediobanca e dove dentro ci sono sempre i soliti, le solite assicurazioni generali, sempre il solito minestrone, no? Inculano il mondo a raffica proprio, o da una parte o dall'altra vi prendo un soldi. Comunque sto qui, il titolare del pentagramma di Spezia, mi aveva convinto a prendere le teste mobili, una balla e quell'altra, ma il bello è che non mi ha chiesto né busta paga né niente, cioè mi ha detto non ti preoccupare, per te questo ed altro. E io ci so, cioè, le ho prese, gliel'ho pagate perché ho tutte le ricevute naturalmente, però poi lui a distanza di anni, quando eravamo su a casa della Lunigiana, mi ha detto, dopo che io l'avevo un po', insomma, cioè avevo capito che tipo era, l'avevo un po' un attimino messa al muro, no? L'avevo messa al muro e allora niente. E gli ho detto, anzi lui mi ha detto su a casa della Lunigiana circa 2 anni fa, tu non lavorerai mai più, rivolta a me, a Spezia tu non lavorerai mai più. Io sono stato zitto, però mi è rimasta sempre dentro sta faccenda qui, è un vero infame. Spero che lui non lavori più e che gli spezzini non vadano mai più a comprare strumenti musicali da lui. E poi vorrei fare un grande saluto, ma veramente grande, grandissimo, una persona degna, aspetta un attimino che gli dedichiamo anche questo, questa bella colata di cemento, a Marcello del Colombaio. Bravo, complimenti, mi hai chiamato a lavorare, a fare il DJ, però l'obiettivo qual era? Di rimettermi in testa con la grande merda di Marcello Marzocchi, vero? Anche lì a Spezia naturalmente, per chi non conosce il Colombaio è sopra il picco e spero che non vi venga in mente di fare rappresaglie contro lo Spezia. Ormai ci siamo stufati noi del popolo che subisce, quasi quasi ci uniamo tutti in tutta Italia, poi vediamo un attimino chi è di più. E no ragazzi, voi non c'entrate niente. E allora c'è un'altra cosa fondamentale che è accaduta questa mattina. Oggi è il 20 di ottobre del 2016 e ho sentito quasi tutti i municipi di Genova, e la mettiamo sul positivo perché naturalmente loro a questo momento loro mi stanno ascoltando, e come vedete io ho avuto parole di giustizia, non di vendetta. Io chiedo giustizia e non vendetta. Io sono nato qua a Genova, questa è la foce, il mio quartiere dove sono nato io. Ma è possibile che dopo tanti anni, 10, 15 anni che ormai va avanti questa mia richiesta di risarcimento alle assicurazioni generali, non si muova nessuno? È veramente pazzesco. Solo il Papa si è mosso, i due papi, Ratzinger e Bergoglio, ma non possono far scoppiare una guerra. Però possiamo tagliare le gambe alle assicurazioni generali, fare in modo e maniera che non prendano più soldi. Pian pianino anche loro sono esseri umani, non sono mica degli dèi. Quindi ragazzi dei municipi di Genova, io vi ho parlato in maniera molto corretta, correttissima, e ribadisco sempre gli stessi concetti. Io sono genovese, me ne vanto e vado avanti per la mia strada.
perché il Balilla ce l'hai segnato veramente. A chi lancia la prima pietra per una causa giusta, prima o poi avrà giustizia.